Brembo presenta Piloti, tecnici e ingegneri convergono sul fatto che il primo problema di questa SF-75 sono proprio le coperture. Le coperture anteriori hanno un degrado in gara troppo veloce, soprattutto se paragonato alla Red Bull, che oggi rappresenta la perfezione in pista e detta il passo gara. La SF-75 quindi deve lavorare in queste ultime quattro gare sugli assetti insieme ai piloti per addolcire gli inserimenti in curva e le frenate, mentre la Red Bull oggi è la monoposto che offre ai piloti una chance in più per perfezionare il deterioramento, il controllo del consumo delle coperture, soprattutto quello anteriori. Nel nostro focus tecnico di ChronoGP vogliamo analizzare non solo gli assetti della Red Bull RB18, il lavoro che viene fatto da parte dei tecnici su questa monoposto, ma soprattutto il lavoro sul volante da parte di Verstappen e Perez, che hanno uno strumento in più rispetto ai piloti della Ferrari dedicato alle gomme per rimappare le configurazioni della monoposto nella parte ibrida, nella frenata, nel brake by wire e soprattutto in tutta la parte di gestione della motricità, della trazione dei differenziali, per cercare di ottimizzare il comportamento delle coperture e quindi distribuire lo stress termico e meccanico sull'asse anteriore come su quello posteriore. Questa è la chiave per la Red Bull per fare il passo in più in gara, quando con tanto carburante a bordo le inerzie della monoposto, i trasferimenti di carico e le accelerazioni in curva diventano più pesanti per le mescole, e quindi questo strumento, il volante, lo vogliamo analizzare con l'analisi tecnica in 3D di ChronoGP. Per vincere, Ferrari deve sconfiggere il problema di consumo gomme, che risulta il vero handicap rispetto a Red Bull. Gli assetti gara dell'F175 delegano alle coperture un eccessivo carico di lavoro che accelera il riscaldamento delle mescole e rende il degrado molto più rapido rispetto alla RB18, che può contare su interventi rapidi e immediati da parte del pilota per ottimizzare le gomme in gara. Il volante Red Bull contribuisce ad ottimizzare il comportamento delle gomme e ridurne il degrado. Sulla plafoniera, il selettore dedicato ai pneumatici ottimizza le strategie trazione differenziale a seconda della fase di utilizzo gomme, nuove o a fine vita, l'ultimo giro prima del pit stop o l'uscita box con mescole fredde. Sopra l'impugnatura sinistra, il regolatore differenziale modifica la distribuzione della coppia a seconda di mescole e temperature gomme. A destra, il pilota interviene sulle mappature del motore e la curva di coppia più adatta alle condizioni di usura gomme e il livello di aderenza della pista. Il selettore Mode stabilisce il rilascio della trazione elettrica del KERS in combinato con quella del motore termico in modalità wet, molto dolce, mescola dura, meno aggressiva, compound morbido, erogazione diretta, e per la gara una curva meno estrema per ridurre il deterioramento pneumatici. Il selettore Brake by Wire meno e BB più variano la ripartizione della frenata tra l'asse anteriore e posteriore a seconda del consumo carburante e delle condizioni di usura delle gomme. Le strategie dell'ERS per controllare il turbo lag regolano la spinta che il motore elettrico fornisce al compressore per anticipare l'accelerazione e ridurre a gomme usurate problemi di pattinamento delle ruote motrici. Un supporto decisivo in gara per accorciare i tempi di reazione e intervenire in tempo reale su problemi che possono danneggiare o compromettere le coperture. Con questi strumenti viene ridotto il sottosterzo in curva, che sottopone i pneumatici anteriori a stress eccessivi in laterale, aumentandone il consumo. In funzione delle strutture più rigide, viene calibrato il differenziale per distribuire la coppia e migliorare l'accelerazione mantenendo in grip e pieno appoggio i pneumatici anteriori.
Le gomme da 18 pollici hanno cambiato il modo di guidare e richiedono assetti precisi per ottimizzare il rendimento in gara a seconda del consumo di carburante e dell'evoluzione della pista. La prima stagione dei pneumatici ribassati ha permesso ai team di sperimentare e conoscere i limiti di queste gomme in qualifica e gara. Se col 2022 gli ingegneri hanno principalmente concentrato l'attenzione sull'effetto, assimilato il concetto, con il 2023 vedremo monoposto ripensate in funzione del massimo sfruttamento delle gomme a profilo ribassato. Mercedes ha creduto nel progetto W13 e lo ha sviluppato a tal punto che oggi questa monoposto rappresenta una vettura competitiva che riesce spesso a salire sul podio e in alcuni casi potrebbe addirittura pensare di poter vincere. Questi sono gli obiettivi di Andrew Shovlin, il responsabile degli ingegneri del team Mercedes F1, che nella nostra intervista che avremo nel nostro servizio ci racconta quelli che sono gli ultimi step evolutivi che arrivano proprio adesso ad Austin, ma soprattutto tutto il percorso che è stato fatto da Monza ad oggi per ottimizzare il pacchetto vettura, considerando anche il nuovo motore che ha debuttato con Hamilton sul circuito italiano, il tempio della velocità, proprio per essere il riferimento tecnico in termini di potenza, gestione delle temperature e soprattutto prestazioni. In tutto questo Andrew Shovlin ci racconta anche che il lavoro che viene fatto in queste ultime quattro gare, quindi parte del pacchetto aerodinamico e vettura alleggerita che arriveranno adesso questa settimana, è di fatto direzionato alla W14, monoposto della prossima stagione, del 2023, che di fatto mantiene la configurazione del telaio praticamente identica, lavorerà sull'aerodinamica, ma tutta la spina dorsale della vettura e quindi la parte del powertrain, il cambio e la sospensione posteriore rimangono invariati. Quindi il lavoro che è stato fatto di sviluppo per il circuito di Austin di fatto rappresenta una sperimentazione degli elementi prototipali per la prossima monoposto. Una Mercedes W13 impegnata nello sviluppo tecnico e la scopriamo con il nostro contributo tecnico di CronoGP. Austin. Well, it's our final... Ad Austin portiamo il nostro ultimo sviluppo aerodinamico per migliorare le prestazioni, ma soprattutto per capire cosa dobbiamo portare sulla prossima monoposto. Into next year. Il responsabile degli ingegneri Mercedes, Andrew Shovlin, sottolinea che la strategia di ritardare quest'ultimo step di sviluppo consente di iniziare a testare soluzioni prototipali in vista del 2023. In realtà il nuovo motore installato a Monza già utilizza il polmone di aspirazione più basso, la turbina compatta con mandate verticali e il layout scarichi più stretto e lungo progettati per la W14. Una chiara indicazione che in Mercedes si continua a seguire la strada della riduzione degli ingombri. Fondamentalmente, quello che dobbiamo migliorare sulla prossima macchina è il carico, mantenendo invariata la resistenza aerodinamica per essere più veloci in curva. Ma abbiamo lavorato anche sulla riduzione del peso, per avvicinarci al limite regolamentare. Il lavoro per eliminare peso ha interessato principalmente il telaio. Per evitare una nuova e costosa omologazione si è lavorato sull'alleggerimento di componenti e accessori, ma non sulla scocca. L'alleggerimento nell'ordine di 4-5 kg rappresenta un vantaggio tecnico che va in eredità alla vettura 2023. Adesso l'obiettivo per gli ultimi 4 Gran Premi è migliorare il ritmo gara e competere allo stesso livello di Ferrari e Red Bull, considerando che la qualifica è sempre di difficile previsione.
Il lavoro di simulazione su banco dinamico della sospensione posteriore ha permesso di trovare nuove regolazioni migliorative per la trazione che, in sinergia con il sistema elastico anteriore, permettono alla W13 di mantenere assetti bassi ed efficienti per l'aerodinamica. Questo senza compromettere le escursioni in beccheggio e il rollio in curva. Grazie a valvole di regolazione del flusso idraulico viene modificata la progressione dell'ammortizzatore. Il terzo elemento prevede un pacco di molle a tazza con rigidezza non progressiva che consente di impostare l'esatta compressione del beccheggio in staccata, mantenendo un assetto stabile nelle violente frenate di Austin. È un circuito complicato. Austin aveva un fondo sconnesso e un asfalto aggressivo che surriscalda le gomme. Con la nuova riasfaltatura potrebbero ridursi i problemi delle mescole e le minori sconnessioni potrebbero aiutarci, ma è sempre molto difficile capire il comportamento della W13 su un circuito che, sì, conosciamo, ma di fatto è cambiato. Gli obiettivi Mercedes sono chiari. Un successo in questi ultimi 4 Gran Premi è fondamentale per salvare la stagione più critica dell'era ibrida.